Ciao amici, sono sul crossover 27 di Lynx Yachts. Sono davvero contenta perché questa è la barca dei miei sogni. Crossover 27 è il primo progetto di una nuova gamma creata dal cantiere olandese Lynx Yachts. Questo yacht è un ibrido tra un support vessel e un explorer. Il crossover è un'imbarcazione che si caratterizza per gli ampi spazi dedicati allo stivaggio di tender e toys, senza compromettere i comfort per l'armatore ed i suoi ospiti, anche per lunghi periodi di navigazione. Aventure, parola olandese che significa avventura, è il nome di questo yacht, progettato per soddisfare le esigenze di un armatore americano che ama gli sport acquatici. Quando sono salita a bordo sono rimasta sorpresa dai tantissimi giochi acquatici che ho trovato a bordo, anche perché essendo appassionata di wakeboard, surf e vela, so cosa significa potersi portare dietro tutti i propri toys senza dover lasciare niente a terra. Il ponte di coperta a poppa si sviluppa per ben 70 metri quadri, che l'armatore converte in spazio di intrattenimento quando i due main tender sono in acqua. I tender sono un aeronautique per wake surfing e un gommone di 5 metri. Il ponte principale è dotato di una gru con una capacità di 3,6 tonnellate a 6 metri di sbraccio. Per darvi un'idea, una Jeep Defender pesa circa 2,5 tonnellate. Qui alle mie spalle di solito l'armatore tiene un wake tender e un gommone di 5 metri. Ama i giochi, eh? E la cosa divertente, ora vi faccio vedere, è che per questi tender ha anche il serbatoio, quindi vi faccio vedere dov'è. Il garage per i toys ha un accesso dalla sala macchine e uno dalla spiaggetta di poppa. Al suo interno ho trovato SUP di vario tipo, tavole da surf, wakeboard, canoe, attrezzatura per immersioni subacquee, e texture da palestra e tanto altro. Sopra la dinette e la timoneria c'è un grande prendisole, ma in questa barca l'armatore ha deciso di utilizzare questo spazio per 4 moto d'acqua che vengono movimentate da una gru dedicata. Gli esterni sono in assoluta continuità con gli interni, infatti la prospettiva che si ottiene guardando da poppa verso prua è sicuramente non comune su uno yacht. Sebbene il ponte principale sia caratterizzato da un unico grande open space, l'area relax della dinette, la cucina e la timoneria sono ben divisi grazie al lavoro fatto dal designer francese Frank Darnay, che ha curato il layout e l'architettura degli interni. La plancia di comando è dotata di 4 display grandi e le ampie finestrature frontali e laterali assicurano un'ottima visibilità sia in navigazione che in manovra. Gli interni di Aventure sono caratterizzati da colori chiari e materiali grezzi e un uso intensivo di legno, di quercia e pietra bianca rendono gli interni moderni e senza tempo. Il layout standard del cantiere prevede 4 cabine, che sono un armatoriale, una VIP e 2 cabine ospiti, e gli alloggi e equipaggio a poppa della sala macchine. Su Aventure, l'armatore ha chiesto al cantiere di realizzare un layout su misura con sole 3 cabine. La cabina equipaggio è a prua direttamente sotto la timoneria. Lynx, infatti, permette la totale customizzazione delle proprie imbarcazioni. Qualche dato tecnico.
Il crossover 27 ha una lunghezza fuori tutto di 27,4 metri, una larghezza di 7,1 metri. Lo scafo e la sovrastruttura sono in acciaio e pertanto il suo peso è di 120 tonnellate, mentre il suo GRT, ovvero il gross tonnage, è di 110 tonnellate di stazza. Il crossover 27 mi piace perché è una barca essenziale e molto ricercata, sia nella scelta dei materiali che nel tipo di scelte che sono state fatte dall'armatore. Si è vicini al mare, ma allo stesso tempo ci si sente protetti. Come potete vedere, l'altezza delle murate supera quella della soglia minima di sicurezza. Andiamo in sala macchine. Per quanto riguarda le prestazioni, Avantour, grazie ai suoi potenti Caterpillar C12.9 da 850 cavalli ciascuno per un totale di 1700 cavalli, può raggiungere una velocità massima di 14 nodi, mentre la sua velocità di crociera è di 12,5 nodi. Poi l'imbarcazione è stata studiata per raggiungere le 3000 miglia nautiche di autonomia a 10 nodi e a questa velocità, che il cantiere chiama speed eco, il consumo si attesta sui 100 litri l'ora totali. Il design degli esterni è stato curato dallo studio olandese Ben Will. La carena è un progetto di Diana Yacht Design, il concept design e l'ingegnerizzazione dello yacht sono stati curati internamente dal cantiere. Sono sicura che sempre più cantieri punteranno su questa tipologia di yacht, che offrono tutto ciò che serve per vivere la barca nel massimo del comfort, con grandi spazi esterni unitamente ad una fenomenale capacità di carico per tenders e toys, come questo Lynx Crossover 27.